Parte 9, scheda video. Premessa, attualmente non sto giocando molto, nel senso che non sono un videogiocatore incallito. In passato ho anche avuto dei periodi dove giocavo abbastanza, però diciamo che attualmente non sto dedicando molto tempo al gioco. Però nonostante ciò voglio metterci una scheda video che sia abbastanza decente e che mi faccia giocare in full HD. E guardando nella fascia media troviamo da parte di Nvidia del GeForce GTX 1650 nelle sue tante varianti e le GTX 1660 anche quella ha tantissime varianti. Invece da parte di AMD abbiamo solamente una scheda, che ultimamente hanno tirato fuori solo quella, che è la RX 5005 XT Radeon. Ci sono anche delle schede più vecchie di AMD che sono uscite 2-3 anni fa, tipo la RX 580, però non la prendo in considerazione perché oltre che essere vecchia, consuma tantissimo, ha un consumo di corrente, diciamo, tanto quanto tutto il mio computer, quindi secondo me non ha senso neanche considerarla. Se diamo un'occhiata alla RX 5005 XT, vediamo che comunque le caratteristiche sono buone. Sia come frequenza, come memoria e anche come consumi, perché qui rispetto alla RX 580 hanno ridotto parecchio i consumi. Sono riusciti a portarli a 130 watt, che secondo me è già un buon traguardo. Come memoria hanno messo la GDDR6 e ci sono 8 giga di memoria. E sullo stesso livello, sempre nella fascia media, ci sono le GTX, le Nvidia GTX 1660 Super, che nei grafici che ho visto, nelle recensioni, nei test, batte praticamente tutte le altre schede video nella fascia media, nei test dei giochi. E quindi alla fine ho scelto la GTX 1660 Super, non tanto per le specifiche, però per quanto riguarda la prova sul campo, perché sembra che questa scheda qui sia la regina del gaming in full HD. Come memoria abbiamo la stessa come c'è nell'altra scheda, le GDDR6, con la differenza è che qui ci sono 6 GB di memoria e di là ce ne sono 8. Come consumi qui è leggermente più ridotto perché siamo a 125 watt di TDP, invece di là siamo a 130. Però per il resto più o meno siamo sullo stesso livello. La differenza è che Nvidia come supporto driver secondo me è uno scalino sopra, nel senso che aggiornano più spesso i driver con tutte le funzioni, con la compatibilità e quindi diciamo che da questo lato qui Nvidia forse è un po' più affidabile. E poi vabbè, esteticamente questa qui ci dovrebbe stare anche bene nel mio sistema, visto che ho fatto comunque un bicolore nero argento, nero grigio, ci dovrebbe stare anche abbastanza bene esteticamente. E tra le personalizzazioni ho scelto quella di MSI perché è una doppia ventola. C'erano anche delle monoventole e delle triventole, però monoventola secondo me non ha senso. Non dico che non raffreddi bene, però secondo me una doppia ventola ci sta tutta. Triventola secondo me è troppo, perché poi la scheda diventa lunghissima e ingombrante. Il giusto compromesso secondo me è quella della doppia ventola.
Adesso qui in questo caso non ho idea se c'è la funzione di fan stop, che farebbe molto comodo, perché se il sistema non sta sfruttando la scheda in quel momento, magari lì dentro si potrebbero anche fermare. Dopo devo indagare per vedere se c'è modo per fermare le ventole quando la scheda non è molto utilizzata. Ok, penso di aver detto tutto. Adesso passiamo all'unboxing e all'assemblaggio. Fearless.
exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a fear of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Stop wasting time. Yeah, I wanna.